mi diria che il futuro della lenga piemontesa è infinì, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Porta tuo figlio qui perché ci occupiamo di quelli che sono i suoi bisogni, ci prendiamo cura del suo benessere da un punto di vista psicologico, fisico e dell'anima, e anche da un punto di vista di crescita interiore. La nostra didattica cerca di valorizzare questi aspetti, è fondata su quello. Le radici sono l'anima del bambino, i suoi talenti, le sue potenzialità, quindi perché non farlo insieme? L'albero della vita è una scuola che nasce da un sogno, dal sogno di portare un'educazione cosciente, un'educazione che sia in alleanza con le famiglie e che porti benessere ai bambini. I bambini sono il futuro, abbiamo bisogno di bambini autentici, quindi è importante che ci si focalizzi se si vuole portare un cambiamento, un'evoluzione nel mondo sulle nuove generazioni. Noi ci ispiriamo a pedagogie libertarie, pedagogie steineriane, montessoriane, e ci ispiriamo a quella che è anche la saggezza delle culture native. Quindi in realtà andiamo a prendere quelle che possono essere tutte le qualità di queste pedagogie per poter arricchire sempre di più il percorso di formazione. Proprio perché ogni bambino ha una sua individualità, cerchiamo di percorrere insieme una strada che sia più possibile connessa ai suoi bisogni di quel momento. Le materie che facciamo all'interno di questa scuola sono le stesse che si affrontano all'interno di una scuola pubblica, ma lo facciamo con un approccio sempre connesso alla terra e all'ambiente, quindi e alla crescita dei bambini. In base a quelle che sono le potenzialità, i talenti dei bambini che vengono espressi, cerchiamo di cucire una didattica che sia il più coerente con anche quelli che sono i desideri dei bambini. Facciamo musicoterapia, ortoterapia, è proprio un approccio di connessione con la musica, di connessione con la natura, di connessione con le piante dell'orto. Abbiamo anche delle lezioni, dei laboratori di crescita e sviluppo personale, quindi proprio di connessione con se stessi, di meditazione. Prendiamo quella che è la saggezza delle popolazioni native e la trasmettiamo ai bambini. Questo genere di progetto può essere inserito all'interno di una categoria che si definisce scuola parentale, semplicemente. La scuola è dedicata principalmente a bambini dalla prima alla quinta e dalla prima media alla terza media. I più grandi vengono resi sempre più autonomi, quindi fanno un lavoro più approfondito di ricerca, sono seguiti attraverso delle lezioni anche di gruppo, talvolta ci sono delle lezioni dove sono tutti insieme, quindi si affronta una tematica collettiva e poi si va a diversificare in base alla difficoltà. Bisogna andare a individualizzare i percorsi in base a quella che è la difficoltà e l'età, però niente di così infattibile, anzi. Scuola cosciente intendo una scuola dove ci sia una profonda introspezione da parte di tutti i componenti che la vivono. L'obiettivo di una scuola cosciente è quello di accompagnare le famiglie a una maggiore consapevolezza di sé, prima di tutto passando attraverso i bambini e allo stesso tempo contribuendo grazie all'alleanza con le famiglie. I genitori comunque ci raggiungono e con loro facciamo un primo colloquio dove si tratta la storia del bambino, a volte si va anche a trattare la storia della famiglia se necessario. Se un bambino possiede un'abitudine o un tratto comportamentale e quel tratto magari è intossicante per se stesso e per gli altri, questo
noi lo riportiamo alle famiglie e i genitori, una volta che gli si fa questa restituzione, quello che fanno è proprio andare anche a sondare dentro di sé, fare un percorso di introspezione per capire chi dei due o in che modo questo tratto gli è stato trasmesso, no? Per me l'Italia che cambia è un cambiamento interiore che parte dall'individuo e sfocia nella collettività. Lavorare di consapevolezza è importantissimo perché i conflitti solitamente nascono nel momento in cui ci si identifica fortemente con delle parti dell'ego che possono essere intossicanti per noi stessi ma anche per tutte le persone che ci circondano. Lavorare di introspezione è importantissimo per creare armonia e lo fanno gli insegnanti, ma accompagniamo anche le famiglie a questo tipo di approccio affinché appunto si crei una comunità educante e luminosa che possa sostenere i bambini. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.